Questioni che sicuramente preme con più angoscia la Regione Puglia, perché ha delle responsabilità dirette, e queste responsabilità dirette, la pressione gli arriva anche dalla stessa Unione Europea, quindi c'è questa urgenza di dover modificare le cose, ma allo stesso tempo il ghetto sì, sicuramente è uno degli insediamenti abitativi più grandi, ma come il ghetto ce ne sono tanti altri, quindi anche questo, diciamo, giochino di mettere tutta l'attenzione sul ghetto lascia un po' il tempo che trova, smantellato, è un altro, ma smantellato, è dal 2014 che anche la giunta nemica dell'attuale aveva millantato di smantellare tutto quanto. Il problema è questo, che se non si organizza, e torniamo indietro, effettivamente il lavoro in Campania, è inutile parlare di smantellare ghetti, cioè la questione dell'abitativa è presente anche nei contratti provinciali e nazionali, e questo soprattutto i signori che stanno sopra in questo palazzo lo sanno molto bene, li hanno firmati loro i contratti.